Bentornati al Link, la trasmissione di approfondimento e di attualità di Teleponte che tratta i temi attuali, quelli che sono più caldi in questi giorni. Trasmissione solitamente dedicata alla politica, all'economia, a questi temi che vengono definiti da qualcuno forse quelli più importanti. Però l'attualità, passata l'emergenza neve ovviamente, ci costringe a volte anche a parlare di altro e a parlare soprattutto di sport, perché a metà forse tra lo sport, l'economia, il sociale, la società e forse anche un po' la politica si deve provare a fare qualcosa in alcuni momenti. Non si fece qualcosa quando si trattò di provare a salvare la Teramo Calcio, che fallì miseramente, vide fallire miseramente ogni tentativo e fu costretto a ripartire dal campionato di promozione. Si sta provando a fare qualcosa per salvare la Teramo Basket e quando si dice che una squadra, una società sportiva è patrimonio di una città, ebbene, allora bisogna pensare anche che questo patrimonio, così come i patrimoni culturali, i patrimoni artistici, vanno salvaguardati e vanno salvati da quella che può essere la distruzione. È noto a tutti che il momento che sta vivendo questa società, che porta il nome di Teramo in tutta Italia, lo ha portato anche in Europa fino a qualche anno fa, sta vivendo un momento difficile. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, fortunatamente vinto contro Biella, qualcuno ha visto uno scarso impegno da parte dei giocatori. L'argomento caldo in quei momenti era: ma ce la farà Lino Pellecchia a salvare questa società? Oppure il monte dei debiti che si sono accumulati nel corso dei 10 anni soffocherà la Teramo Basket e non permetterà di andare avanti in questa massima serie che è appunto la Serie A di basket. E poi gli altri interrogativi: riuscirà lo sponsor, che in questo momento lo sponsor che è la Banca Tercas, in questo momento sta vivendo un momento particolare, diciamo così, un passaggio di consegne, è arrivato un nuovo direttore generale, ci sono delle situazioni da dover affrontare, delle decisioni da prendere, riuscirà ad essere fondamentale nella salvezza economica soprattutto di questa società? Bene, a questi interrogativi proveremo a rispondere oggi. Vi dico subito, abbiamo invitato anche i vertici di Banca Tercas a partecipare, hanno ringraziato e declinato l'invito perché forse in questo momento hanno anche altre situazioni da affrontare. Ovviamente il direttore generale Dario Pilla è appena arrivato alla guida dell'istituto di credito, deve ancora entrare in alcune situazioni e allora faremo senza lo sponsor, ma d'altra parte lo sponsor è lo sponsor, ma la società è qualcosa di diverso e noi allora ne parleremo con l'amministratore unico e presidente della Teramo Basket, Lino Pellecchia. Buonasera. Buon pomeriggio. Grazie. Lino, grazie. Pellecchia, bentornato a Teleponte e benvenuto al Link. Oramai sono sempre qui, praticamente. Sì. Martedì stavo qui, stasera sono qui. Bene. Due trasmissioni diverse, due trasmissioni differenti. Certo. Qui di basket forse se ne parlerà poco. E ho voluto qui, in rappresentanza della squadra, in rappresentanza dei giocatori, Valerio Amoroso. Buonasera. Buonasera. Giocatore di grande esperienza, non è il capitano, perché il capitano è il mitico Lulli, che salutiamo ovviamente, però Valerio Amoroso è un giocatore di esperienza nazionale, quindi è forse la persona giusta per far capire alcune cose ai teramani, soprattutto a coloro che mercoledì sera, vedendo una prestazione così così di qualcuno, ha cominciato a storcere il muso e anche dalla curva qualche coro è venuto fuori a un certo momento della partita. Io vorrei partire subito, dopo questo lungo preambolo, con una domanda ex abrupto, Pellecchia. Il mistero, e questa volta lo deve dire perché le altre volte si è tirato indietro, però questo è il momento in cui bisogna dirlo:
a quanto ammonta il debito della Teramo Basket e da lì partiremo per la nostra, per sviscerare poi gli argomenti di questa trasmissione. Allora, lei spessissimo mi fa questa domanda. Lei non pensi però che io non posso assolutamente entrare in problematiche che non sono solo mie, sia nel senso che questo famoso debito pregresso, che non è un segreto, che non abbiamo mai nascosto, è a capo mio e di qualcun altro. Per cui io non mi sento, ma per un fatto di rispetto verso altre persone che non sono presenti, sviscerare qui cose un pochettino delicate, spero che vogliate capirlo, sia io non posso dire, posso parlare del mio, non posso parlare del resto di una società che non è in questo momento. No, presente. Ma adesso senza entrare però, nelle ripartizioni, no, nemmeno. Diciamo a quanto allora, è il buco. Allora, ma è un'altra cosa che vogliamo dire, ossia lì l'anno scorso, alla fine della gestione, il grosso buco era con gli istituti di credito. E qualcos'altro verso privati, verso giocatori che ancora devono percepire. Però a tutt'oggi, al 99,9%, il problema istituti di credito è stato ripianato, nel senso che, almeno per quello che so io, ma penso che sia la realtà, stiamo tutti e tre i vecchi soci di questa società. Quando lei parla di vecchi soci si parliamo riferisce di Carlo Antonetti e a Biancacci. Tonino Biancacci e io. Biancacci. Siamo, ormai siamo d'accordo, a prescindere noi, ma lo sono le banche, che è la cosa più importante, e stiamo a momenti, perché stanno, lo dissi l'altra sera pure alla trasmissione sportiva, stanno ottemperando a delle procedure amministrative. Io adesso non so che cosa fa una banca quando deve preparare un ripianamento. E appena pronto ci chiameranno e noi siamo già d'accordo che faremo quello che dobbiamo fare. Detto questo, rimane... dovete ripianare? Perché in città si dicono 9 milioni, 8 vero, milioni, 10 milioni, 6 milioni, 5 toccano a questi. Quanti milioni sono? Vedete che lo deve dire però. Ma sono diversi milioni però. Ma quanti? Perché un conto è 2, un conto è 10. No, sicuramente non è 10. Sicuramente non è 2. Stiamo lì in mezzo. In mezzo, quindi saranno 6 milioni. No, non 5 milioni. Sono di meno. Vabbè, 5 milioni. Ma che problema? Scusi, mi toglie una curiosità. Sì. Se fossero 2 o fossero 7, vogliamo che cambia? Essere chiari, perché siccome sì, in città si parla solo di questo. Ho capito, però non è... È uno degli argomenti caldi. Avete investito il sindaco di questo problema. No, ma il problema è in questo momento della crisi che sta vivendo la società di basket non dipende da quel debito lì, dipende dalla gestione attuale. Il problema è solo questo. Io vorrei che... Ma mi sembra di aver capito che la gestione attuale non può essere portata avanti se non si garantisce in qualche modo il debito pregresso, o sbaglio a no, dire questo? Ma questo fosse pure 100.000 lire sarebbe la stessa cosa. Non è che la banca dice, siccome tu devi TAT, allora aspetta. No, il problema è, ripeto, di ordine amministrativo, io non so come si chiama, so che la banca ci ha detto, tu devi prendere una parte della sponsorizzazione, appena... Sarà. Quanto deve prendere di sponsorizzazione? Devo prendere l'ultima tranche di sponsorizzazione di 240.000 euro. A fronte di una sponsorizzazione totale che di ammontava... 1.200.000 più IVA. 1.200.000 più IVA per quali anni? Per la stagione in corso. È solo per una stagione il contratto. E quindi lei deve prendere 240.000 euro. Sì. E i precedenti milione... E sono stati presi. Quando? Beh, all'inizio della stagione, poi adesso i tempi non me li ricordo, sono stati presi, questo è un dato di fatto, e sono serviti ad andare avanti fino a oggi. Cioè la Banca Tercas ha anticipato, no, diciamo no, a... anticipato no, ci ha dato durante l'arco dell'anno sportivo. Da luglio, da no, settembre, da agosto, settembre, non mi ricordo la prima tranche che hanno dato. Sì. Quindi non sono soldi anticipati, non ci sono soldi anticipati gli anni precedenti. Voi questo 1.200.000 lo avete preso da ottobre. Ci ha fatto la Tercas, bontà sua, ci ha fatto un contratto di sponsorizzazione 2011-2012 per 1.200.000 più IVA. Perfetto. Rimangono ad oggi, questa è l'ultima tranche, 240 più IVA. 240. Che ci hanno detto, ci daranno non appena sarà formalizzato il pregresso. Quella è la parola dell'avvocato, per cui io non lo metto in dubbio.
abbiamo altre 300 mila di uno sponsor, inutile fare nomi perché a me non mi sembra opportuno fare... vabbè, Toto, sì, ma tanto non è un segreto. Ma che, lo portate scritto sulle maglie. Certo, appunto, che poi anche lì è 250 mila più IVA, che noi abbiamo avuto, abbiamo il contratto in mano, però che fino ad oggi non ci è stata anticipata per la stessa motivazione. Sì, perché non dovete garantire il pregresso. Sì. Fatto quello, si dovrebbero sbloccare 540 mila euro. Ma il problema, dottor perché Giovannozzi... Perché non garantite questo pregresso? Forse io non mi spiego. Stiamo aspettando che la banca ci chiami e ci dica, caro Pelletti, e caro Antonetti, caro, venite su e firmate. E noi andremo su e firmiamo. A quel punto mi hanno assicurato che il giorno dopo mi danno questi soldi. Ma il problema, sa qual è? Che non è che ci danno quei soldi e siamo a posto. E quello è il problema grosso. La mia grossa preoccupazione è che non metto in dubbio che queste somme entreranno. Ieri è stato pagato una minima parte, è stato pagato il mese di dicembre quello di Lega. Ho pensato, a prescindere che lo dovevo fare, perché le regole sono queste. Quindi con gli stipendi, Amoroso, voi dovete prendere gennaio soltanto? Federale? Di Lega, come si chiama? Lega, sì. E devono prendere gennaio, oggi, perché ieri stipendio oggi di gennaio dovete prendere, allora, dicembre l'avete preso. Sì, oggi l'hanno preso. Non lo so se le... di Lega, va, Valerio di l'ha preso, di Lega, bravo. L'ha preso Amoroso? Sì, sì, l'ha preso. Vabbè, l'ha preso, stanno su, nel caso non è che stanno a disposizione. Puoi passare alla cassa? Sì, sì, quelli, vabbè, sono fatti assegni circolari, non c'è problema. Allora, io le ripeto per l'ennesima volta, Valerio lo sa, che io vi dico la verità, guarda, quello che io vi dico può creare problemi a me stesso, perché spesso mi crea problemi, ma è sicuro che io dico la verità come lo dico a loro. Io gli ho sempre detto... quando ho parlato con Valerio e con un suo collega, che non è presente, perciò non faccio nome, ma comunque era il capitano, gli ho detto, io vi dico la verità, come l'ho detto all'allenatore, come l'ho detto al direttore sportivo, questa è la verità. Poi giustamente Valerio può dire, guarda, a me non mi importa dei tuoi problemi, io questa è la mia valigia e me ne vado. Io non gli posso dire, no, stai sbagliando, perché ha ragione, però io non ho altre possibilità, questa è la preoccupazione mia. E anche questo l'ho detto a Valerio, a Lulli. Ma un giocatore che ha un contratto può dire, io questa è la, prendo la valigia e me ne vado? Beh, sono pochi, penso di sì, perché io penso che lui ha diritto, deve giocare, ma deve anche essere pagato. Non è che io gli dico, sai, non ti pago e tu seguiti a giocare. Com'è lontana questa mentalità da quello che è il mondo del calcio. Poi con Amoroso, allora, con Amoroso poi parleremo di questo. Ieri, aspetto. No, perché... Lei prima ha detto una cosa, io questo ci tengo a dirlo, perché io ho detto... No, ma va precisata una cosa, che gli stipendi dei calciatori sono garantiti, forse quelli dei cestisti no, io ma gli stipendi dei calciatori professionisti sono garantiti da un fondo depositato in Lega, da una fideiussione che le società devono presentare in Lega all'inizio della stagione a fronte del monte ingaggi che vale loro dichiarano. Vale anche per la pallacanestro. Vale anche per la pallacanestro, quindi loro sono tutelati. Allora, io voglio dire una cosa, perché non bisogna sempre poi fare critiche ai giocatori, perché io innanzitutto li capisco. Stamattina, oggi, poco fa, mi ha mandato un messaggio un signore della società e mi ha detto grazie per l'assegno. Io gli ho risposto dicendo che era un mio dovere innanzitutto farlo e chiedo scusa per il ritardo che sto portando. Perché a me mi sembra assurdo che qualcuno debba criticare un lavoratore, perché loro sono dei lavoratori, ossia Valeria Amoroso, Lino Pelletti, l'ho conosciuto, ciao, un bacetto. Alla fine è venuto qua a lavorare, mica è venuto a passare il tempo. È venuto a vedere Teramo, perché Teramo è una città, non lo so, particolare. Lui viene qua, gioca e vuole essere pagato, e ha ragione. Io mi trovo in grosse difficoltà proprio per questo, al di là del fatto economico, ma anche moralmente, perché io quando devo parlare con loro per me è un problema, perché io mi vergogno, perché i miei dipendenti dentro l'azienda mia, io il 30 li pago. Allora vorrei tanto pagare pure loro, però non voglio adesso piangere. Stavo dicendo prima una cosa, Valerio Amoroso, ieri mattina io l'ho chiamato, lui, Lulli e qualcun altro, perché non gli ho detto, ma sono certo che avrebbe forse detto la stessa cosa, e gli ho detto, Valerio, guarda, io oggi devo emettere degli assegni circolari perché devono portare questa data, e quindi lo stipendio di Lega di dicembre è pronto. Sai che mi ha detto, Valerio, io ti firmo la liberatoria, l'assegno non me lo dare.
se non puoi non me lo dai, io ti firmo tutta la liberatoria. Allora, queste cose bisogna che si sappiano, perché Valerio, dico Valerio ora perché è qui presente, mi può contraddire, perché Valerio non è uno di quelli che dice a me non me ne frega niente. Lui la sera che vincemmo la partita per fortuna con Biella in trasmissione, fu affettuosissimo l'allenatore ieri, anzi la sera di mercoledì, disse a una rete concorrente alla vostra, disse l'abbraccio di Valerio Amoroso con Lino Vellecchia e di tutta la squadra. Io queste cose, ieri, sentendo l'allenatore parlare così di me, io mi commosso, non mi mise a piangere per vergogna, sì, perché penso pure di non meritarle queste cose. Però, vedo, ripeto, quello che io dico di me bene è che io dico, sono onesto, sì, non nascondo niente, dico la verità. Ieri sono andato a firmare il rapporto... Però Vellecchia, scusi, è vero o non è vero che lei... il giorno prima della partita, cioè martedì o addirittura mercoledì mattina, è andato dal sindaco e gli ha prospettato una situazione al limite della chiusura proprio della baracca? Ma glielo dico pure ora, non è che abbiamo risolto i problemi. Come eravamo lunedì, ecco. Siamo oggi, non, certo, non è cambiato nulla. I due punti contro Biella sono importanti per la classifica, certo, ma non... Certo. E allora... A sentire lei parlare adesso, vabbè, abbiamo 540.000 euro, dobbiamo garantire il pregresso, ma le difficoltà, perché lo stare sul ciglio del burrone, no? Come, vede, quando è stata la vicenda della Teramo Calcio, è stata una lunga e lenta agonia, si sapeva, qualcuno non voleva sapere, non voleva dire, ma chi viveva dentro sapeva la difficoltà alla quale si andava incontro, passaggi di società fatti, poi non fatti, libri contabili portati da una parte e dall'altra. Tutto questo non c'è. No, questi problemi non ce l'abbiamo. Allora, c'è stato un passaggio... Mi fa dire una cosa. Sì, però perché siamo sul ciglio del burrone? Perché non abbiamo i soldi. Oh. Perché non mancano soldi. Allora, noi con 540.000 euro... Di questi 540.000 euro, le prime 100 sono state pagate ieri da me. Ha anticipato lei? Ho anticipato io. Devo versare i contributi, altri 120.000 euro. E 240.000 euro sono finite. Ne restano 300.000. 300.000. Mi dice lei quando è che andiamo avanti con 300.000? Non lo dica lei. Quanto un altro tempo... mese? Forse manco. Allora, io dico, bisogna fare qualcosa... Penso io, non è che dico, quello che dico io conta relativamente, bisogna fare in modo, secondo me, che questa società viva, sopravviva fino al 3-4 maggio. Dopodiché, siccome c'è l'opportunità che si vada... Se sopravvive fino al 3-4 maggio, poi arriva il 5 maggio e i fu... Evitiamo una cosa del genere. Non è così, non quindi, è così. Non mi faccia dire cose che non sto dicendo. Me lo chiede e io gliele preciso. Allora, non è questo quello che penso io. Io dico, arriviamo al 4 maggio, ci sediamo, io, istituzioni, degli sponsor, potenzialmente, diciamo che vogliamo fare la stagione prossima, però dopo che abbiamo pagato i giocatori, dopo che abbiamo pagato tutto... Dopo che vi siete salvati? Dopo, beh, certo, vabbè. Questo. Io dico la verità. Lei lo dà per scontato? No, non lo dà per scontato perché sarebbe da presuntuoso e da cretino pensare che siamo salvi. Però penso che... così come stanno le cose abbiamo buone possibilità di salvarci, però siamo sempre lì. Se io il mese prossimo non pago determinati giocatori e sappiamo a chi ci riferiamo, quelli prima o poi se ne vanno. Sì, non è che sta qua a aspettare mai. Ma Valerio Moroso, ci sta uno, ci sta Duggia, Luca Lulli, ci sta terzo Polonara, ci sta quarto il giovanotto piccolino Ricci. Ma quelli altri, sai cosa se ne fregano i Pellecchi? E fanno bene, perché chi gli deve interessare? Uno che è stato in un'altra società l'anno scorso mi diceva, un giocatore, non faccio, ripeto, nome perché non mi sembra opportuno fare nomi in assenza, che l'anno scorso non è stato pagato, è stato pagato con molta, quello dice, ma perché devo ripetere la stessa cosa qui? Chi me lo fa fare? Parliamoci chiaro, io li capisco, per cui, ma questo non è una forma di ricatto verso chi, verso nessuno, perché nessuno è tenuto a darmi, però, a me no, diceva, alla società. Diceva Amoroso poco fa, il monte stipendi è quantomeno quello di Lega, garantito. No, bisogna pagare tutto, no, quello di dicembre abbiamo pagato. Ecco. Allora, adesso fermiamoci un attimo, andiamo in pubblicità, poi rientreremo e...
parleremo con Valerio Amoroso e vedremo il punto di vista dei giocatori, della squadra, e poi torneremo con Pellecchia per vedere quali possono essere le eventuali soluzioni. Lì dalla regia. Eccoci qua, di nuovo in diretta, stiamo parlando della crisi economica della Teramo Basket, perché grazie a Dio la crisi dei risultati in questo momento non c'è. Dopo la vittoria con Biella, la squadra ha 4 punti di vantaggio sull'ultima in classifica e soprattutto ha una partita da recuperare. Valerio Amoroso, allora, ieri avete preso lo stipendio di Lega per il mese di dicembre. Vogliamo specificare cosa significa stipendio di Lega e quali altri introiti ha un giocatore di basket di Serie A, perché ci sono anche i diritti di immagine, giusto? Sì, sono anche i diritti di immagine. Che sono tassati, vengono pagate sui diritti di immagine da chi? Dalla società o dal giocatore? Dalla società. Dalla società. Allora, quindi i diritti d'immagine voi non li avete presi, ed è la parte più consistente o la parte meno consistente di uno stipendio? È una buona parte, dipende dal giocatore, dipende dagli accordi. Dal tipo di contratto che fa in questo caso. Hai ascoltato le parole di Pellecchia, le conosceva la situazione molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, voi la conoscete, perché so che Pellecchia è uno che viene nello spogliatoio e dice come stanno le cose. Sì. E che tipo di settimana avete vissuto? È stata è un periodo un po' particolare, sia per i giocatori che per la società. Siamo tutti uniti, siamo compatti, siamo un gruppo che rema tutto dalla stessa parte. Non credo che ci siano stati giocatori che abbiano giocato senza voglia mercoledì, anzi tutt'altro. Era difficile, era una partita difficile perché non giocavamo da 20 giorni, col problema della neve abbiamo dovuto rimandare 2 partite e questo ci ha segnato. Era difficile ritrovare il ritmo della partita e per questo poteva sembrare che qualcuno ha avuto più difficoltà, come la maggior parte della partita l'ho avuto io, poi verso la fine mi sono sciolto un pochettino per fortuna, ma altri hanno avuto ancora più difficoltà nel trovare il ritmo. C'erano anche 2 giocatori che non giocavano da tanto, come Fultz e Borisov, quindi questo segnale che è apparso ai tifosi è completamente sbagliato, perché conosco molto bene queste persone, sono persone serie, quando decidono di lavorare, di continuare a lavorare e quindi di stringersi nel gruppo, lo fanno professionalmente e fino in fondo. Io sono del parere che nessun atleta, nessun giocatore professionista scende, adesso lasciando perdere alcune situazioni che sono venute fuori nel calcio con la vicenda delle inchieste sulle scommesse eccetera, ma nessun giocatore, nessun atleta scende in campo che fa di questo la sua professione per perdere. Va contro se stesso, contro la propria professionalità. Se perdi, l'anno prossimo fai fatica a trovare squadra e quindi... Però la domanda è questa: se invece che battere Biella voi aveste perso l'altra sera, in quanti di coloro che erano presenti al palazzetto avrebbero pensato, beh, hanno dato tutto, hanno perso perché sono stati più forti gli altri? Ma onestamente l'importante io credo che sia, quando tu ti guardi allo specchio, alla fine sai che hai fatto comunque di tutto per poter vincere. Però in tribuna qualche mugugno c'era, soprattutto dopo i primi 2 quarti. È un anno difficile, cioè, è un anno particolare per noi, per la società, non è facile giocare, certo che sta alle persone giudicare o magari, non so, scegliere da che lato stare. Noi diamo il massimo ogni volta, ogni giorno durante l'allenamento. Poi succede, si può vincere e si può perdere. Succede, Pellecchia, che a fine partita forse coloro che avevano giocato meno bene di qualche altro nei primi 2-3 quarti, e lo ha ammesso anche lui stesso come Amoroso, come Goods, tirano fuori 2-3 numeri e fanno vincere la partita. Sì, ma io vi assicuro che non sono in grado di giocare male i primi 3 quarti e alla fine giocare bene, perché ho deciso io. Non dico questo, non ho detto questo. Io dico che succede poi, no, perché quando uno per 3 quarti di gara vede un giocatore e lo giudica dal di fuori, dalla tribuna, e questo qualche tifoso lo ha fatto, svogliato,
poi questo giocatore nell'ultimo quarto ti tira fuori il numero che ti fa vincere la partita. Allora ti fa ricredere su quello che avevi pensato per 30 minuti. Sì, e l'importante però è stato quello, dare questo segnale, dare il segnale della svolta, insomma. Abbiamo dato il massimo alla fine. Era difficile darlo durante la partita. Ma come voi che siete gli italiani dello spogliatoio e che magari siete più abituati a queste situazioni... C'è da dire che un giocatore ha avuto tanta sfortuna e per 3 anni ha rischiato di non prendere stipendi. Quindi quest'anno magari lui ha un po' più... Sai, sta un po' più attento. Chi è? Non si fanno, di questi nomi non si fanno. Siamo una squadra, quindi se dici uno dici tutti. Ma quindi è comprensibile. Ma gli stipendi, abbiamo detto, è comprensibile. Non sono garantiti. Sì, non c'è. In Lega. Sì, quello di Immagine abbiamo detto è un altro discorso. Lo stipendio di Lega è garantito da una fideiussione bancaria che la società fa a inizio stagione a fronte del monte stipendi. Però io chiedo, io sono un giocatore. Che il poi, primo anno aspetta, faccio un contratto. È a percentuale, sì. Perché poi devi vedere tutti i debiti che ha, poi alla fine la società viene diviso equamente. Forse questo è sbagliato, perché io faccio sempre. Non so esattamente come funziona, sono un giocatore. Io mi rapporto sempre con il calcio, no? Nel calcio i primi ad essere tutelati sono i giocatori. E allora la fideiussione, tu hai un monte stipendi fatto sui contratti che sottoscrivi e che depositi in Lega. La società deve presentare una fideiussione a garanzia di quel monte stipendi, in modo che a fine stagione, se dei giocatori non hanno percepito quegli stipendi, la Lega direttamente prende da lì e fa l'escussione della fideiussione e paga gli stipendi ai giocatori. Quindi sotto questo aspetto un calciatore è tutelato. È così anche per il basket? Sì, ma penso che sia una grande percentuale per i giocatori di pallacanestro, quindi per... Quindi non è tutto, è solo una percentuale? No, una grande percentuale, penso sia intorno all'80%. Io sono del parere che dovrebbe essere tutto. Ah, non so. Ecco, vabbè, questo, perché quando firma un contratto, poi i soldi li deve prendere, è giusto quello che dice Pellecchia. Loro sono qui per lavorare, giocano, è il loro lavoro, si allenano, è giusto che prendano lo stipendio. Però succede anche per i metalmeccanici oggi e succede anche per i lavoratori normali che magari non prendono lo stipendio per un mese, per 2 mesi e loro devono lavorare. E magari poi lo stipendio che arriva loro, a questi lavoratori normali, non è come quello che arriva magari a un giocatore di Serie A di basket, no, che è un po' più pesante e che gli permette di vivere per un paio di mesi. Di sicuro, questo è il nostro lavoro, è privilegiato rispetto a tanti altri, per carità. È giusto che prendiate gli stipendi che vi spettano. Che sia giusto o sbagliato... aspettare un paio di mesi... Io aspetto, personalmente posso ragionare per me. E perché gli americani non aspettano? Non lo so, probabilmente se fossi stato in America non avrei aspettato. Sono in un'altra parte del mondo, sono in un posto dove non conosco nessuno veramente, dove... lo prendo per lavoro, cioè quindi cioè sì, ok, magari guadagnano abbastanza, però sono lontani dalla casa, da casa, dalle famiglie, magari hanno preso responsabilità come mutui o come qualcos'altro, roba del genere. Molti americani aiutano, spesso succede che magari vengono da posti un po' più disadagiati, non so, sì, quindi devi aiutare te, la tua famiglia, i tuoi parenti. E quindi magari non ricevere uno stipendio per loro è più importante, magari loro la vivono in una maniera diversa dalla nostra, non sai che valore ha per loro. E voi nello spogliatoio, quando accadono di queste cose, cosa vi dite? Cerchiamo di tenere lo spogliatoio unito, compatto. Di solito quando parla il capitano tutti pendono le sue labbra, devo dire. È un giocatore di grande esperienza. Sì. E lui, quando una persona come lui, poi conoscendo benissimo Lino e sapendo che persona è, è stato chiarissimo, quindi noi non possiamo che stringerci e darci una mano tutti quanti, perché comunque è il nostro interesse che il Teramo Basket continui il più a lungo possibile. L'interesse di tutti, ma penso che questa situazione la stiano vivendo anche altre società. Notizia di questi giorni che ad Avellino, per esempio, sì, ci sono problemi forse ben ma più gravi. Ad Avellino sono anni che hanno problemi nella gestione.
sappiamo di non essere gli unici, quindi io cerco di salvaguardare lo sport e la pallacanestro italiana, quindi cerco di dare, di aspettare il più possibile di dare una mano, ma lo faccio perché ho un ottimo rapporto con Lino, con la società e con la squadra, e penso che questo sia il mio futuro, il mio lavoro, quindi è giusto che sia così. Quando ad inizio stagione un giocatore accetta Teramo come destinazione e sa benissimo, con tutto il rispetto per Lino Pellecchia, che non va a giocare a Milano, a Bologna, a Roma, non va nell'Armani, nella Montepaschi o a Bologna, dove magari la situazione è economica, dove gli stipendi sono molto più alti, eccetera, sa con chi firma il contratto, sa magari che questa società qualche mese fa rischiava di non iscriversi al campionato, sa che c'era una certa situazione e sa anche con chi sottoscrive un accordo, cioè con Lino Pellecchia, che è una persona molto seria. Quindi sa benissimo che magari può avere un momento di difficoltà, ma che poi quei soldi li prenderà. Perché poi vengono fuori questi discorsi? Cioè, mi spiego meglio, se io so di accettare una situazione difficile, poi mi prendo oneri e onori, cioè mi prendo anche il fatto che per un mese, due mesi posso anche non prendere lo stipendio che prenderò in ritardo. Lo so da prima, o non è così? Penso che sì, no, sì, però forse parliamo di un'altra cosa, non so, Lino. Parlavamo qui, in questo caso c'è bisogno di dare una mano dalla città e da tutti, credevamo. Qui stiamo parlando di qualcos'altro, no? No, io mi riferisco al fatto che prima Pellecchia diceva ci può essere qualcuno, tipo gli americani, che non prendono stipendio per un mese, due mesi, però hanno la valigia e se ne vanno. Sì. Io chiedevo, quando hanno firmato il contratto, sapevano dove andavano a giocare, sapevano in che società, non era Milano, non era Armani Jeans, quindi sapevano che magari in una situazione difficile qualche mese di ritardo nel pagamento di stipendi poteva anche esserci, lo sapeva da prima. Quando firmi un contratto pensi che speri che tutto vada bene, no? Lo so, ma poi magari qualche momento di difficoltà può anche esserci. Io non so, per quanto mi riguarda potevo metterlo in conto, però non posso parlare per gli altri in questo. E lei quando parla con gli americani cosa gli dicono? Traducono. Innanzitutto io non parlo con gli americani, ma non perché non voglio parlare con gli americani, perché non riesco a parlare inglese. Però. Beh, vabbè, qualcuno che traduce ce l'avrà, no? Sì, sì, sì. Ovviamente sto scherzando, non è che non ci parli, ci mancherebbe altro. Però ha ragione Valerio. Sì, il rapporto forse fra. Adesso non voglio fare il razzista, ma sicuramente c'è un rapporto diverso. Alla fine quelli penseranno. Ma io, quello che ha detto lei, cioè non vado a Milano, non vado a Roma, non vado a Siena, però non è che con questo, siccome vado a Teramo non prendo i soldi e mi va bene. No, non ho detto che non prendo i soldi. Ma quelli non lo sanno se io li pago. Allora Valerio può avere, parlando con me, sbagliando, mi auguro sicuramente di no, ma può anche pensare, conoscendo, essendo italiano, sentendo quello che dico, magari sentendo che a Teramo qualcuno, bontà sua, parla bene di me, dice vabbè, mi fido. Ma l'americano, che a te non conosce nessuno, non sa chi ne frega quello di Lino Pellecchia, chi gliene importa? Lui dice, a me mi devi pagare. Beh no, glielo dovrebbe importare perché è quello ma che chi? Lo paga. Cioè. Ho capito, ma non è che quando viene lui prende le informazioni, dice chi è l'amministratore qua, Lino Pellecchia, facciamo un'investigazione, deve fare. Ripeto, Valerio magari è stato qui due anni fa, più o meno ci conoscevamo, o magari, non lo so, a bontà sua, ma vuole credere in me. Ma se quello non ci vuole credere, mica gli posso fare una colpa. Io vedo, ragiono in modo un pochettino diverso. Io penso, l'altro giorno mi scrisse un giocatore. Ecco, aspetti, non mi bruci la domanda. Non mi bruci la domanda. Sì, però un attimo, sì. Vorrei precisare una cosa. Cioè, qui nessuno ha scioperato, qui nessuno... Nessuno ha detto questo. Quindi stiamo facendo un allarme, stiamo dando un allarme per una cosa che ancora non è successa. Non è successo nulla. Cioè. Nessuno... Però, Amoroso, lei sa benissimo che nei giorni scorsi, prima della partita di Biella,
le voci circolavano, ci sono gli americani che forse non giocano. Ma non... Un giocatore è facile, no? Basta che prima della partita dice: ah, mi fa male la caviglia, ah, mi fa male il ginocchio, ah, c'ho uno stiramento. Invece è successo l'opposto. È successo che tutti hanno giocato. Un ragazzo con 38 di febbre è venuto a giocare, sì, gente che non giocava. Diciamo chi è, quello lo dobbiamo dire. Achille Polonara. Achille Polonara, ma Achille Polonara forse è uno di quelli... come Amoroso, Lulli, eccetera, a quali dovremmo fare un monumento. Ma credo che siano tutti sullo stesso livello, le assicuro. Come Pochicciarella, come Fulz, come Green, come Borisov, come... Borisov reduce da un infortunio. Sì, come Fulz, Brandon Brown, di Brown o Goods. Sono tutti sullo stesso livello, ve lo assicuro. Sono tutti bravissimi ragazzi che hanno dato sempre il massimo. Certo, ci siamo parlati, perché la situazione è particolare, è normale, ma nessuno ha detto mai qualcosa del genere. Senta, Pellecchia, c'è qualche ex, perché poi... Il mondo del basket è un mondo chiuso dove le voci circolano, girano, tutti chiedono, no, anche perché magari gli agenti, i procuratori sono gli stessi, e c'è qualche giocatore, ex giocatore del Teramo che avanza qualcosa, come si dice in gergo? Sì, sicuramente sì. Ecco, e questo potrebbe rappresentare un problema. Cioè, chi sono questi? Quanti ne sono? No, chi sono? No, quanti ne sono? Io quanti ne sono non li so, perché... Beh, saranno venuti a cercarle i soldi, no? Qualcuno no, devo dire che... Posso parlare per me? Io prima di firmare qui avanzavo e continuo ancora. E continuo ad avanzare. Ma non mi interessa, perché io spero che... Quindi Amoroso deve prendere ancora i soldi di 2 anni fa. Ma come Peppe Poeta. Amoroso sta qui, ma c'è qualcuno che non c'è più. Come Peppe Poeta, l'ha detto lui adesso. L'altro posso giorno, per allora, amici, Peppe Amoroso. Peppe Poeta, se vuoi, ora ti faccio vedere il messaggio che mi ha fatto la sera prima della partita. Mi ha detto, l'altra sera l'ho detto anche qui pubblicamente, che mi ha detto, io Peppe Poeta ci avevo parlato una volta. Non credo molto. Ah, durante quest'anno facemmo un amichevole a Ferrara, forse. Sì. Venne lì, venne a salutare, anzi io rimasi, perché ripeto, non ci eravamo mai conosciuti, io prima non frequentavo, adesso non è che mi voglio spogliare da questa, però buon testimone pure Valerio, perché prima io frequentavo quasi per niente, avete partito domenica, manco sempre. Vabbè. Era un finanziatore occulto. Questo mi scrisse un messaggio, se vuoi lo faccio leggere. Lui mi diceva, il mio procuratore mi spinge a farvi gli atti, io però so che cosa stai facendo, che sono veramente contento che stai facendo di tutto per salvare questa società, per cui gli dico sempre di aspettare, eccetera, eccetera. E questo allora, fa onore a Peppe Poeta. Io gli ho risposto dicendo che, innanzitutto, vabbè, ovviamente lo ringraziavo di tutte le belle parole, e che sarà mio dovere, appena avrò la possibilità di... Qualcuno che ha letto quel messaggio mi ha detto: come si vede che sei antico, perché dici mio dovere ormai non scrive più nessuno, per me è un dovere pagare una persona. Senta, ieri quando lui mi disse... Amoroso, le procure chi le paga, la società o i giocatori? La società. La dipende. Società? La società, sì, dipende dall'accordo. I procuratori, sì, sì. Sì, sì. Quindi... come nel calcio praticamente. Quindi la procura dell'agente di Poeta la paga la società. Certo, certo, certo. E in quella cifra che Poeta avanza c'è anche la procura? Sì, penso di sì, guarda, sinceramente. Ecco perché allora la gente sì, no, spinge. Vabbè, ma la gente fa l'interesse del giocatore. Mo ci siamo sempre. Ma guarda che è normale. Uno che avanza soldi, mo a titolo di procuratore, a titolo di giocatore, a titolo di... Ha ragione, ossia se ti stai chiedendo qualcosa che non deve avere, vabbè, tu non devi avere nulla, ma se li deve avere, mo chiunque ha ragione. Poi parliamo di Poeta, che è 2 anni ormai che non sta qui, Valerio Amoroso, 2 anni che è tornato ora, altre persone che non sta a fare nome. Ma quanti sono quelli che gli hanno chiesto i soldi dei vecchi nessuno, giocatori? Nessuno. Poeta le ho detto qual è il messaggio che mi ha fatto. Ne abbiamo già saputi due, uno è Amoroso, l'altro è Poeta. E poi che avanza sicuramente. C'è un altro giocatore che gioca con noi. Che avanza? Brandon Brown. Allora sono Brandon Brown. No. C'è un altro giocatore che comunque. Che gioca? No, no, ce ne sta uno che avanza un sacco. Di... Che avanza? Poverino, questo va bene. Beh, un ex è Fulz vabbè, che giocava l'anno scorso. Vabbè, ma noi stiamo a... Io sai che penso, scusi, signor dottor Giovannozzi. Io penso, vede, io di Amoroso gli sto dicendo tutto, perché sta qua. Che lui mi può dire, ma che cacchio stai a dire?
Un altro che non c'è, ma perché devo dire cose che oltretutto potrebbe anche dar fastidio? Perché devo dire che Pingo Pallino deve prendere 20 milioni? Ma questi soldi, che i giocatori devono prendere, gli ex giocatori devono prendere, fanno parte, sono compresi nel monte dei debiti? Sì. Quindi stanno già oggi lì. Mi è arrivato un messaggio, una lettera, una raccomandata di un avvocato. Questo non faceva parte, ma non so manco chi è questo, ma non un giocatore. Un signore che ho preso la raccomandata a Luna, me la devo far vedere in società, perché manco lo conosco, quello ha scritto a me personalmente, giustamente. Presidente, forse hanno capito che allora tutti quanti mandano messaggi. Sì, perché sai che hanno capito che forse possono prendere. Chi ha preso i soldi che non li aveva presi, mi ha ringraziato, grazie per avermi pagato, eccetera. Però io ripeto una cosa che forse non è ben chiaro. Noi, la società, 540.000 euro, non è che ci faccia granché. Questo è bene che ce lo mettiamo in mente. No, 540.000 euro lei garantì, 240 già sono finiti, sono finiti. 300.000 euro potranno servire per un mese. Quando hai pagato devi pagare pure gli altri, non è che gli altri stanno su alla sera e stanno a passare il tempo pure loro. E allora, devi pagare. E non è una cosa, me le pagate, però mettiamo caso che lei questi 540.000 euro li prende. No? Adesso le faccio una domanda, poi andremo in pubblicità, poi mi risponderà. Vabbè. Lei prende questi 540.000 euro, ci vive fino a marzo, inoltrato, diciamo fino a fine marzo. Vabbè. Poi aprile mi risponde dopo. Fa la pubblicità. Pubblicità. Dove? Allora, Pellecchia, risponda alla domanda che gli ho fatto prima risponde? Della pubblicità. Io dall'inizio che tento di esprimere questo mio concetto. E il fatto che noi avremmo sicuramente a breve questi 540.000 euro non ci mette al riparo per farci andare avanti e quindi finire il campionato. Ci arriva fino a fine marzo, diciamo. Allora, perciò stiamo tentando, abbiamo un contatto con uno sponsor attualmente in essere, il quale se conclude una certa operazione ci ha assicurato l'elargizione di una grossa somma che ci aiuterà sicuramente ad andare fino alla fine. È uno sponsor che già c'è, è uno sponsor è presente che sulle maglie. Dottor Giovannozzi, è uno sponsor che se fa una certa operazione caccerà fuori, ci darà una somma molto elevata che ci permetterà di andare avanti più tranquillamente, ma più che a me lasciare tranquilli i giocatori, che quello che lei diceva prima. Perché giustamente, non rifacciamo i discorsi prima, Valerio Amoroso, l'abbiamo detto, è una persona, però ci può stare uno che dice ma perché devo stare qua a rischiare che questo non mi paga, questo sarei io, che non mi paga, perché devo stare qua? Io se prendo la legge, certo ci rimango male, perché non vorrei, fra le tante cose, che questa società subisca una crisi così violenta proprio sotto la mia presidenza. È chiaro che mi dispiacerebbe, comunque mi dispiacerebbe. Ma stiamo peggio oggi o stavamo peggio qualche mese fa, a luglio? Io che ne so, a luglio c'ero io. Lei a luglio ha acquistato, no? A luglio ha acquistato. Allora, la situazione l'ha vista, ha visto i conti prima di acquistare. Sì, però c'è da dire una cosa. Adesso i conti li conosce perché gestisce lei. Però è vero. Stavamo peggio prima o stiamo peggio adesso? Io dico che stiamo peggio ora. Lo sai perché? Allora. Ma sai perché? Mo le spiego perché. Non mi dica, non preceda il mio... Perché a luglio avevamo una prospettiva diversa, nel senso che la situazione... Ma questo è vero, non dobbiamo nasconderlo, questo è... È un dato di fatto, c'è una crisi che fa paura oggi. Oggi andare da Pingo Pallino e dirgli dammi 10.000 euro, 100.000 euro è difficile perché nessuno te li dà, perché non ce l'hanno. Non lo dica a noi. Allora, allora a Teramo si sono verificate delle cose che non entrano niente col basket, che comunque indirettamente ci hanno danneggiato perché potenzialmente potevano essere aiuto per noi. Vedi l'8-0 che è stato sospeso, vedi il Teatro Romano, sì, tutte cose che io pensavo, vabbè, se arriva l'impresa che deve fare il Teatro Romano, il nuovo teatro, e magari ci saranno appalti di 10 milioni, magari 100.000 euro gli dà. Se quello che deve fare l'8-0 che spenderà non so quanto, 200.000 euro gli dà. Sono tutte cose
che allora pensavamo, perché sembravano dati, purtroppo sono crollate. Questi sono dati di fatto, non è che me li invento io. Io vado al sindaco, che sapete, è un'altra persona paziente che mi sta a sentire, non lo so fino a che. Un giorno. Quanti confessori c'ha lei? Quanti? Confessori c'ha. Due ne abbiamo scoperti, uno è l'avvocato Nisi, l'altro è il sindaco. Non credo di averne molti di più. Vado da loro perché, innanzitutto perché hanno la pazienza di starmi a sentire, bontà loro. E in secondo luogo perché, chiaramente, uno è il presidente della banca, del nostro sponsor. Uno è lo sponsor. Lo sponsor. È il presidente della banca più rappresentativa d'Abruzzo. E l'altro è il dottor Bruck, che è il sindaco di Teramo. Insomma, non riusciamo a parlare. Allora, chiaramente... Ma hai detto al sindaco, come si dice in gergo... Eccoti la squadra. Ecco, le restituisco la squadra. Ancora no, perché al momento che glielo dico lo faccio. Fino ad ora non è successo. Io guardi, io le dico la verità. Io lo sa quanta gente è venuta in questi giorni, ma gente cosiddetta vicina al basket, che mi ha detto lascia perdere, ma ci devo fare fare. Ma che te ne importa, ma ti stai rovinando la salute, e tu stai dimagrendo, ma ci devo fare fare. E io invece, oggi l'ho detto a mio figlio, ho detto, io devo tirare avanti, perché, ma poi oltretutto, oggi, io questo l'ho detto pure all'avvocato Nisi, avvocato, ma ci mancano 2 mesi e mezzo alla fine del campionato. A me mi sembra assurdo pensare che io, debba prendere una decisione così. E l'avvocato Nisi che le ha risposto? Penso che sia d'accordo, perché non credo che l'avvocato, oggi anche lui, l'avvocato, c'ha 30.000 problemi, nel senso che presidente della banca, c'è uno studio, sapete tutti quanti, è uno studio avviatissimo, c'ha problemi, ripeto, di lavoro, in banca, il periodo anche in banca non credo che sia il migliore, per i motivi di cui sopra, la famosa crisi economica, penso che si ripercuota forse sulle banche, non è che posso stare sempre a me, però devo dire che bontà sua ogni tanto mi diceva, addirittura mi ha ricevuto pure in casa per sentire le storie mie di basket. Lei prima in Tercas aveva 2 interlocutori, adesso sono di nuovo 2 gli interlocutori? A lei chi riferisce? Beh, prima c'era l'avvocato Nisi, il presidente, e l'altro interlocutore era il direttore generale. Adesso è arrivato il nuovo direttore generale, Dario Pilla. Lei lo ha conosciuto, sì. Ci ha parlato già, quindi ha di nuovo 2 interlocutori, perché per un periodo ne ha avuto uno solo, cioè l'avvocato Nisi. Ci ho parlato con il nuovo direttore, persona gentilissima, cordialissima, ho parlato 2 volte. Gli piace il basket? Penso che non gradisca molto in genere, no che non gradisca, non è vicino allo sport in genere, non al basket, da quello che penso di aver capito. Però devo dire che quando io ci ho parlato 2 volte, abbiamo parlato per il pregresso e proprio con lui abbiamo trovato la via di uscita. Da quindi questo. È disposto a dare una mano per il pregresso? Certo, per il pregresso. Ma il pregresso non ne parliamo più. Non è quello che oggi ci crea problemi. Però è vincolato. Problema. Ma il problema non sono quelle 540, il problema è il di più. Perché con 540, ripeto, non risolviamo il problema. Questo è il problema, è quello che mi preoccupa tanto. O troviamo altre fonti di... L'altro giorno parlavo con il sindaco. Scusi, per lei che ha una domanda che le devo due. Fare. Ma si può pensare ad andare avanti, cioè a guardare oltre i 540.000 euro, quando poi invece alle spalle ci sono milioni di debiti? Ma quello che c'è? Quello è, ognuno si deve pagare per i fatti suoi, non li paghi certo con i fondi che della società. Io il mio debito, che non sto a dire quant'è, me lo pago per i fatti miei. Che c'entra quello? Ossia, che, ma mica... quello non grava sulla società? No, io mica vado a dire a Valerio, io non ti posso pagare lo stipendio perché devo pagare il mutuo mio. Che c'entra quello? Quello lo devo pagare per i fatti miei, magari facessero i soldi della Tenerobest, che c'è? Quello addirittura io inizierò a pagare con la Tenerobest, magari non farò più parte, che ne sai? Quello è un problema mio, personale, non c'è niente della società di base, come un problema di Carlo Antonetti, come un problema di Tonio Bianchetti. La società è fuori, anzi la società viene sollevata da un grosso debito, proprio al momento che io e i miei vecchi soci ci accolleremo ognuno per la sua parte questo vecchio debito, quindi quello non incide, non è che mo le 540.000 serviranno per pagare. Però lei ha usato il tempo futuro, cioè ci accolleremo, significa che ancora non ve lo siete accollati?
perché la banca sta al studiando. Al momento che ci chiama la settimana prossima, penso, sì, e ci metti la firma dal notaio, perfetto, è fatto. E se qualcuno non firma? Ma perché, come fa a non firmare? Come si fa a non firmare? Ossia, tu, queste sono le debiti che abbiamo fatto noi, mica l'ha fatti Valerio o lei, o quel signore lì. Abbiamo fatti noi, come facciamo? Ma poi siamo d'accordo, abbiamo firmato. Scusa, lei come ha fatto a fare i debiti, visto che ha detto che prima non c'entrava per niente? Non io non ho detto che non c'entravo per niente. Valerio, lei ho detto, ha detto questo, che non andava mai. Non ho detto manco questo. No. Io ho detto che non frequentavo assiduamente la società e anche la squadra. Tant'è vero che Valerio non credo che mi conoscesse tanto bene. Ma manco sapeva che ero uno della cioè, società. Cioè lei non andava, però faceva i debiti. Io ero uno che faceva parte della società e faceva il proprio dovere quando bisognava fare certe operazioni, punto. E doveva avallare però. Certo, avallare. E infatti sono responsabile. Infatti nessuno, io ho detto io mi tiro indietro perché io, siccome quel giorno avete fatto l'allenamento non quindi, c'ero. Quindi nessuno faceva cose a sua insaputa o di nascosto? Scusi, ma lì c'era una società formata da 3 persone. C'era un. No, questo per salvaguardare l'onorabilità degli altri, perché io, per qualcuno poteva pensare, no, invece non è così. Allora, se lei viene. Oggi la società di basket è formata da me, da mio figlio Antonio, da Alfredo Capasso e da Lucio Capasso. Non è che quelli ogni giorno vengono a vedere che sto a fare io. Così dice, scusa, magari se glielo dico io. Dico, sai, problemi, qua e là, e lui ti sta a sentire, ma per fortuna o per sfortuna, non so, l'amministratore lo faccio io. Allora, è chiaramente, non è che io ogni volta devo pagare ieri gli stipendi a loro, ho chiamato loro, scusate, io devo pagare gli stipendi, voi che dite? Chiaramente no, sto a fare un'operazione dovuta, pago gli stipendi, non è che loro mi possono dire, no, tu gli stipendi non devi pagare. Poi al momento che dovessero dire, ma non lo dicono perché sono tutte persone intelligenti, gli dico scusa perché non lo posso pagare? Sì, sono operazioni normali, certo sì, domani compro un giocatore, prendo un giocatore che costa 100.000 euro al mese, quindi dice che fa, sei scemo. Però le operazioni normali le faccio io, non è che così prima. Sì, Carlo Antonetti era presidente, poi più di Carlo Antonetti poteva portare avanti una società. Non è che io ogni giorno stavo a telefonare a Carlo. Beh, per 10 anni ha garantito la Serie A a te, quindi insomma. Chi? Antonetti. Beh, perciò appunto, gli dobbiamo essere grati, ma l'ho sempre detto io, non è che è una novità. Non mi pare che mi abbiate mai sentito dire, ma questo qua, questo là, quell'altro. Io ho detto, siamo arrivati, l'altra sera è arrivato un messaggio che mi diceva perché hai cacciato Antonetti io? Io innanzitutto non rientro nelle mie abitudini cacciare nessuno, ma poi Carlo Antonetti. Ronaldetti ha gestito la società quale presidente per 6, 7, 8 anni, non manco lo so, portando il Teramo in Serie A e dobbiamo essere solamente grati a una cittadina come Teramo che è riuscita a avere la Serie A con alterne fortune, però sempre in Serie A. A un certo momento ha pensato che non era più il caso che stesse dentro, perché si è stancato, lo capisco perfettamente, perché che ne so io, per motivi suoi. Ha lasciato perdere, no, che l'ho cacciato. Quanto costa la gestione di questo campionato? Vi siete fatti un calcolo? Questo campionato. Questo campionato, sì, perché tanto di questo stiamo parlando. Se noi la gestione relativa al campionato stesso. No, in toto. Quanto costa tra ingaggi dei giocatori, no, spese di trasferte, spese di gestione? Ma ci dobbiamo mettere pure lo stipendio di Valerio Amorosi 2 anni fa o no? O solo quello di quest'anno? No, quello di quest'anno. Ma noi, guarda, il monte stipendio è 1.300.000. No, il monte stipendio. Aspetta, mi sto facendo i conti. Vabbè. Tutti arriveremo a 3 milioni e 2. 3 milioni e 2 quest'anno, di costo della stagione 2011-2012. Sì. 3 milioni e 2. Ma più o meno, ma non mi facci conto. Aspetti. Lavoroso, io l'ingaggio di quest'anno non glielo chiedo, o si può dire? Ma neanche quello degli anni passati. Volevo sapere che differenza c'era tra quello che guadagnava a Bologna l'anno scorso e quello che guadagna quest'anno a Terra. Sono più o meno lì, un po' di meno. Un po' di meno, sì. Non molto di meno. L'età si fa sentire e si comincia a guadagnare di meno. Che differenza c'è tra il suo ingaggio e quello di un giocatore medio di Milano? Ma no, sono
triplo. Quindi se a Teramo costa 3 milioni e 2 un campionato, no, a no, Milano parliamo... 3 milioni e 2 ci pagano 3 giocatori. Forse anche 2. Forse anche 2. Bene. Dipende che giocatori, eh. Sì. Quanto è costata, e lei lo sa, non vuol dire che non lo sa, ma ieri, diciamo, non la stagione scorsa, due stagioni fa. Non lo so, giuro, parola mia d'onore, io non lo so. Non lo sa. Io ieri, invece ora le dico una cosa, ieri sera, l'altro ieri sera, io notai una cosa. Scusi, per lei, ma lei, non lo so, lei pagava e avallava, no, no, come guarda, fa a dire no, che, non, io che non, avevo, non lo sa quanto costava? Non lo so, non ho mai chiesto a Carlo, scusa, quanto costa questa stagione. Non lo so. Amoroso, quanto guadagnava 2 anni fa? E in più rispetto a quest'anno. Ma come fai a fare il calcolo su Amoroso? Ne sono 10. È un testimone oculare. Guadagniamo un po' di più. Molto di più? No, un po'. Eh? No, non molto, no. Non molto? Non tanto molto. Non sappiamo, lei, poteva, lei quest'anno può guadagnare per me anche 100.000 euro, 200.000 euro. Scusi, dottor Giovannazzi, la chiamo. Dobbiamo andare in pubblicità, però... 10% in più. 10%, 10% in più, 2 anni fa nel Teramo Basket. 20% in più, sì. 20% in più. Quindi 20% in più, facendo i calcoli, no? Se 3 milioni e 2 costa quest'anno, in teoria dovrebbe essere stata più onerosa di un 20-25%. Ma perché? Chi l'ha detto? No. Ma che tutti, no, non lo so, ma non tutti i giocatori prendono il 20, ma che ne so io? Sì, io. Io ero più forte, quindi mi prendevo più. Prendeva di più. Ma Pellecchia, lei non sa quanto è costata la, 2 stagioni non lo so, fa la guarda, stagione? Lei pensa che io non glielo... 2009-2010. Non lo so, ma veramente non lo so. Non è che sto facendo l'ipocrita, ma perché non glielo dovrei dire? C'è, no, c'è da dire che in questi 2 anni è diminuito molto lo stipendio medio del giocatore di pallacanestro. Sì? Sì. In alcune piazze o in generale? Dappertutto. Dappertutto. Linea alla regia, ultimo impegno pubblicitario. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, Pellecchia, facciamo salvo il fatto che si sbloccano questi 540.000 euro, che questo nuovo vecchio sponsor metta denaro fresco come sponsorizzazione, quindi altri 800.000 euro, arriviamo a 1.340.000 euro. Perché lei che ne sa quando mette quello? Perché ho immaginato. sono voci che girano. Ah, diciamo che arriviamo a 1.500.000, forse. Facciamo. Qualcosa ci metto io. Qualcosa ci mette lei, arriviamo a 1.500.000. No, qualcosa ci metto io, andiamo un po'. Va bene. Sempre 1.500.000, un po' di più. 2 milioni. 2 milioni. Restano fuori dalla gestione totale di quello che abbiamo fatto prima del calcolo 1.200.000, 1.300.000, perché lei ha detto che la gestione di quest'anno costa 3.200.000, però qualcosa è stato già pagato, quindi sì, diciamo che si va a pari e si finisce l'anno. Scusi, ma prima abbiamo detto che bisogna pagare gli stipendi ad Amoroso, come si chiama, a Peppe Poeta e qualcun altro. Sì. Quelli bisogna parlare di questa gestione, che quelli prendiamo un'altra gestione. E allora quanto è? Non ma è io più conto, 3 milioni e 2. No, io, beh, lei mi ha detto, scusi, sì, lei mi ha fatto una domanda, io le ho detto, sì, ma prendiamo, io tant'è vero che ho detto, il monte stipendi è 1 milione e 3, ovviamente quest'anno, quello che avanza Amoroso, Poeta, vabbè, e qualcun quanto altro ci vuole per chiudere il discorso? Ma io penso che se arrivano questi soldi ce la facciamo. Ce la facciamo, perfetto. Allora facciamo salvo il fatto che arrivino questi soldi. Poi lei ha detto ci mettiamo intorno a un tavolo, sì, sì, e si discute. Sì. Ci mettiamo intorno a un tavolo, si discute con chi? Beh, ci mettiamo con lo sponsor attuale. Diremo, signora Spettabile, Cassa di Spagna, lei è disponibile ad andare avanti? Come? Perché? Di più, di meno. Chiameremo altre persone, perché noi l'anno scorso, diciamoci la verità, abbiamo iniziato la nostra storia il 30 giugno, quando forse i tempi erano pure un po' in ritardo. Abbiamo iniziato da gente che non capiva nulla di basket, parliamoci, manco mo capisco nulla di basket, ma allora ancora peggio, per cui noi non solo, ma all'inizio sei preso da tante cose, molte cose non le conosci, molte problematiche non le conosci, sei preso, io questo lo confesso, devo dire la verità, mentre invece avendo un po' di esperienza incominci a pensare come ti devi muovere,
incominci a contattare magari sponsor diversi da quelli di quest'anno, più disponibili a darci una mano. E si vede, quando hai fatto, coinvolgendo per esempio il sindaco, coinvolgendo qualcun altro, io non... vediamo. Però è chiaro che il segnale più importante deve arrivare da Corso San Giorgio, giusto? Se, beh, certo, se la banca tedesca dovesse dire, sicuramente spero di no, ma dovesse dire, guardi, noi quest'anno non siamo disponibili a seguirti, non vogliamo fare più lo sport. Visto che Pilla ha detto non è che uno che gli piaccia molto lo sport, può dire... Fare qualsiasi scelta, ci mancherebbe altro, non è discutibile, ci mancherebbe... Perché altro. L'avvocato Nisi non è più venuto al palazzetto? Per quello che ne so io non sta molto bene, ha avuto dei problemi di salute e questo non è una chiacchiera perché lo so, no? Quando stavamo a casa a Monferrato lo chiamai... Ha avuto qualche acciacco alla schiena... Per cui sì. Poi questo tempo che c'è stato, parliamoci chiaro, non è manco... Però è un po' di tempo che non viene... Ma io poi non è che posso rispondere se l'avvocato mi spiega. No, se gliel'ha chiesto, magari lei. No, ma io giorni. So che quando mi ricordo dove che vincemmo, mi chiamò e mi disse: lei, mo, quando dovevamo andare a Siena? Mi disse: dai, mo a Siena, vinciamo a Siena. Ovviamente scherzando, ma io non credo che lui si dissoci da questo, ci mancherebbe altro. Ma poi non credo che sarebbe motivo. Penso, poi ognuno di noi sa. Posso interpretare, non posso pensare, ma io non è che ho grossa confidenza con l'avvocato Nisi e vado lì e dico, avvocato, allora no, sì, io ci parlo, qualche volta mi permetto anche di scherzarci. Però. Senta, se la Banca Tercas dovesse dirle a fine stagione, noi siamo intenzionati a darvi una mano, però non più con queste cifre, ma dobbiamo limitare il budget che possiamo mettere a vostra disposizione. È lì che farete? Dottor Alfredo Giovannazzi, lei mi sta facendo delle domande alle quali io non... Oggi, come faccio a rispondere? C'ho avete un piano B? Attuali. Ce l'avete un piano ma B? Ma dobbiamo pensare al piano B di ora, non il piano B di giugno, luglio, quando sarà. Pensiamo a ora. Noi siamo ora dobbiamo finire a pagare... Quasi la seconda metà di febbraio? Ma dobbiamo finire il campionato. Questo è il problema. Oggi il problema che mi assilla è questo. Poi, a bocce ferme, è diverso. Si parla con più tranquillità, con più tempo, con più... Poi, guarda, il 3 giugno, 4 giugno, 5 giugno, io vorrei farmi qualche giorno di ferie. Penso di essermi meritato. Dove? A Cuba. No, verrà pure Valerio Amoroso. Se la fidanzata glielo permetterà. Viene anche Amoroso. Non lo so, lui può, io non lo so. Questo... Senta, faccio l'avvocato del diavolo. Poniamo... il fatto che questi 800.000 euro da questo sponsor non arrivino. Che succede? È un problema. Io questo ne ho parlato pure con Valerio e Gianluca Lulli l'altra sera. Sarebbe un problema grossissimo. Ne ho parlato pure con l'allenatore. L'allenatore c'ha qualche idea, come ce l'ha pure Valerio. Come, io devo dire grazie all'allenatore, a Valerio e a Gianluca, che mi hanno dato delle idee. Che speriamo di non attuare, se no si farà così, devo fare io. Cioè, spero che non abbia detto di giocare a Super Enalotto. Dottor Alfredo Giovannozzi, sì. Noi, Teramo e Teramo, non è che, ma poi, ecco, giochiamo su un tavolo libero, non è che si possono fare i miracoli. No, ma lei ha detto, devo trovare il piano B per adesso, se non arrivano questi soldi, devo piano trovare B di adesso il piano ce l'ha. B, un pianetto teniamo, vero? Lui lo conosce, parla, gli ho detto prima e lo ripeto, io parlo con loro. L'altra sera un suo collega mi disse, non ci dica, il signore non deve niente nessuno, io devo parlare con loro. E con loro ci parlo e loro sanno tutto. Allora, grazie a Dio loro mi danno pure una mano, non è che dicono questo è un testa di cacchio, lo lasciamo. Loro l'altro giorno sono venuti e mi hanno detto delle cose. È venuto l'allenatore, le ha confermate. Io sono un pochettino più sollevato perché chiaramente io non è che posso prendere decisioni, non mi piace, così si fa, ho finito, bingo, io ci ho avuto dei consigli, non vi dico come, a me non piacciono queste cose. Io sono spero che arrivi quello, perché quello sarebbe veramente oggi la situazione ottimale. Se non dovesse arrivare, vediamo, richiamo Valerio, Gianluca e il dottor Ramaggi, diciamo allora vogliamo fare?
e ci mettiamo intorno a un tavolo e vediamo che dobbiamo fare. Io tanto che è stata l'idea di Gianluca, eh? È stata l'idea del capitano. L'idea del capitano. Io non è che posso lì fare pipì con le carte, già che faccio? Non so fare, per fortuna non so fare imbrogli, non sono capace di trovare soldi. Non sono capace, sono forse l'uomo meno adatto a fare il presidente della società di basket. E poi però, dopo aver chiamato Lulli, Amoroso e Ramagli, gli toccherà chiamare Di Brown, Brandon Brown, Yaniv Green, Borisov e parlarci. Io mo, no, sono, eventualmente, no, chiedo, no. Eventualmente, non so che cosa, speriamo che non dobbiamo fare questo, anzi magari facciamo questa riunione per andare a cena insieme. Ma dovessimo fare questa riunione come classificandolo piano B e poi vedremo se si deve chiamare Brown, chiamiamo, se dobbiamo chiamare chiamiamo, che posso fare io? Non è che gli sparo in bocca, dico devi stare qua. Io ho sentito dire che qualcuno in certe altre parti viene addirittura avvicinato, anche minacciato, io, ma figurati a me, qualcuno mi può minacciare a me, ma io sicuramente non dirò a nessuno. Ripeto, stamattina, ieri mattina, Valeria Amoroso mi ha detto, io prendo, ti firmo la liberatoria che devi firmare e tu non me lo dai l'assegno. Io ho detto, sai che io queste cose non le faccio, sai perché? Perché, prima di tutto perché non lo chiederei a nessuno, perché fidarsi è bene anche di me, ma anche perché può succedere che io stanotte muoio, mi viene l'infarto, tu ti sei giocato tutto. Ma la vita tutto può succedere, tutto Lecchia, può succedere. Non ma scendiamo guarda, guarda che non è la prima volta, sì, ma questo, vabbè, però, io, questa è la mia vita, l'ho sempre applicato questa teoria. Io non dico, non direi a nessuno, guarda, ma ai miei dipendenti, vabbè, quelli non hanno queste scadenze, però mai detto, magari io ho attraversato per i neri nella mia azienda negli anni passati. C'è una signora che lavora con me da 30 anni, quella è stata pure 2 mesi, ma lei me lo diceva. Ma io stavo male, poi grazie a Dio l'ho pagato, tant'è vero che sta ancora lì. Però per me, io ormai sono una persona di altri tempi. Questo lei che rapporto ha con i procuratori e con gli agenti? Ma li conosco, non li conosco. Fatto conosco salvo, solo Ernesto Ciafardoni, aspetti, fatto ma salvo, di Amoroso. Fatto salvo Ernesto Ciafardoni, che forse è il titolare di molte delle multe. Amico di mio figlio. Sì, ma molte delle multe che arrivano poi il lunedì alla Teramo Basket per quello che dice agli arbitri, perché sì, io glielo posso garantire, sì, che Ernesto Ciafardoni, che oggi deve essere qui, poi però un impegno improvviso, è stato correttissimo, ha chiamato questa mattina, è titolare di qualche multa, sì, perché ho sentito dire cose irripetibili agli arbitri nelle ultime 2 partite, però con gli altri procuratori, perché lì conosco, è importante la figura del procuratore, dell'agente, so, per conosco i giocatori. Vabbè, ma c'è il general manager che si occupa di queste, beh, sì, queste cose. Ripeto, io però il general manager non è che possa, che può garantire lui coi soldi ma suoi. Ne parliamo, no? Sì, io parlo con, non è che con il dottor Maruganti io non ci parlo, ne parliamo tutti i giorni, anzi mi stressa pure, però io ne parlo con lui, anche a lui gli sottopongo la realtà, poi lui lo dirà a questi signori, ma io anche per esempio con Ernesto Fadoni, ciao ciao come stai, buongiorno, buonasera, però non abbiamo mai parlato di Valerio, perché non è mai successo, non è che io abbia chiesto a lui né lui abbia chiesto a me, anzi l'altra sera ci mettiamo a parlare, ma quando ancora non si parlava dello stipendio di dicembre. Mi disse dalla squadra, guarda così, insomma vabbè, consigli tecnici, ma io anche perché sai che io non sto entrato in questo mondo, che lei ne pensi, io prima non mi interessavo di queste cose, non sono mai andato, ripeto, manco da nessuno, conoscevo, io non conoscevo neanche un giocatore, se non così, ciao ciao, ma perché facevo la mia vita, c'era chi si interessava e sapeva farlo, che era Carlo Antonelli. Chi più esperto di lui? Io ho le mie difficoltà sono ancora maggiori proprio perché vivo. Io devo dire, ma non voglio essere sempre ripetitivo fino alla noia. Io devo dire grazie a loro che mi capiscono, mi stanno vicini e pensano, grazie e bontà loro, che io sia una brava persona. Perché sennò io come farei a discutere? Difficile per me perché non rientra le mie. È la prima volta alla mia età di trovarmi in una società sportiva, che è un mondo un pochettino diverso da quello del lavoro normale. Mi ci trovo, devo dire, io prima dicevo,
alcune trasmissioni ho detto io li considero come figli, adesso più che mai, perché più che mai loro mi hanno dimostrato, l'altra sera lo dissi loro hanno vinto anche questa partita per me, ne sono sicuro, perché mi vogliono bene. Io questo l'ho detto davanti a lui, per cui sarebbe difficile per me a discutere anche con i famosi americani che dice se sarà necessario lo faremo, che devo fare? Va bene, pubblicità. Allora, durante la pubblicità è arrivato un messaggio a Lino Pellecchia nel quale si precisa, non diciamo da chi, da uno della società, che l'agente di Peppe Poeta non avanza nulla, quindi i soldi che deve nulla. Prendere Poeta prendere, sono solo di Poeta non... e gli fa onore e fa onore a un giocatore come Peppe Poeta aver aspettato questo tempo, perché la cifra non è una cifra irrisoria. Ma, sono contento perché ultimamente è stato pure fischiato il palazzetto a terra. È stato fischiato da un non certo per come persona, è stato fischiato magari da un punto di vista agonistico. È stato criticato un po' sugli attaccamenti alla maglia che ha avuto in passato e magari si è già dimenticato, invece non è vero, questo è stato un bel segnale. Ma forse per la partita dell'anno scorso a Bologna quando... Peppe Poeta e la Canadian Solar Bologna l'anno scorso sono costati a Lino Pellecchia 600.000 euro. Adesso una parte li ha ripresi, però ma nel caso non è stato Bologna, nel caso, se vogliamo dire la verità, è stato qualcun altro. Bologna poi non si può, a mio giudizio, non si può accusare un giocatore di essersi impegnato, perché il giocatore quando va in campo si impegna e gioca per vincere. Lo ha fatto Bologna, lo ha fatto Peppe Poeta, che in quel momento indossava la maglia di Bologna, e quindi non si può fare questo. Però per onor di verità va detto che Poeta avanza dei soldi che non sono pochi e aspetta. Ecco, questo è quello che va detto per dare a Cesare quel che è di Cesare, no? Certo. Giusto, Amoroso? Giusto. Cosa si prova? Cosa prova un giocatore quando un presidente entra dentro lo spogliatoio, magari alla vigilia di una partita importante, magari poco prima della partita, e dice: ragazzi, qui siamo in difficoltà, qui rischiamo di chiudere la baracca domani, io vi devo dire queste cose, gli stipendi li prenderete, non li prenderete, staremo a vedere. Ecco, poi esce e va via. Voi vi guardate negli occhi e cosa vi dite? Beh, onestamente qui c'è da fare un discorso diverso. Io con Lino ho avuto un bellissimo rapporto, quindi ho un bellissimo rapporto, quindi per me è come fosse parte, fosse come se tutti quanti facessimo parte di una famiglia. E quando qualcuno di noi è in difficoltà cerchiamo di stringerci, di darci una mano. Questo è stato il mio primo pensiero, come lo è stato del capitano e come lo è stato, penso, di tutti quanti. Chi non lo conosce, forse chi lo conosce un po' meno, magari potrebbe avere un dubbio o qualcosa del genere, però se conosci noi, se conosci la nostra squadra, ti assicuro che abbiamo pensato tutt'altro, abbiamo cercato di essere uniti, compatti e di darci una mano. Questo è quello che vi siete detti, sì. Poi avete detto: vabbè, intanto pensiamo a battere Biella, poi si vedrà. Poi si vedrà, poi magari abbiamo pensato anche che vincendo con Biella potevamo dare un segnale e comunque la squadra sta bene, la squadra è compatta, è unita, nessuno gioca contro e magari qualcuno attorno, un nuovo sponsor, qualsiasi altra cosa, potrebbe arrivare una mano da qualcuno, per noi farebbe piacere. E alla fine del secondo quarto contro Biella che cosa vi siete detti invece? Alla fine del secondo quarto abbiamo avuto... Stiamo facendo la figura dei mercenari, forse questo? No. Sapevamo che comunque avevamo affrontato una partita difficilissima. E comunque vedevi il dispiacere nel volto di tutti, perché volevi fare ma non riuscivi. È stato triste. Poi abbiamo visto Bruno che diciamo che è riuscito a tirarsi, Cerella, è riuscito a tirarsi dietro tutti quanti. Ha messo una carica e una grinta assurda. A lui gli uscivano molto facili le cose, ha fatto sempre canestro. E guardando lui... E guardando il palazzetto che urlava tutti quanti il suo nome, ci ha casato, onestamente. Io sono rientrato in campo con un'altra faccia.
Mi è piaciuta molto la partita di domenica, forse è stata di mercoledì, è stata una delle più brutte in assoluto, però mi ha trasmesso qualcosa, mi ha dato una bella sensazione. Adesso il fatto di aver preso questi stipendi ieri vi ha garantito un po' più di tranquillità, cioè certi discorsi magari si fanno ancora dentro lo spogliatoio, perché lo spogliatoio poi lo sappiamo com'è, no? I giocatori parlano, dicono, sentono gli altri. Ma no, ma è un segnale che sicuramente è stato apprezzato. Adesso non abbiamo una pausa, quindi sì, non ci siamo ancora rivisti. Domenica non si giocherà. Sì, esatto. Quindi tornerete però in campo per il turno infrasettimanale. No, torniamo prima a Bologna e poi... Prima a Bologna e poi invece giocherete il 29 ad Avellino. Il 29 ad Avellino. Sì, però è sicuramente stato apprezzato. Adesso a Bologna troverete Poeta. Sì, io lo insulto. Venite tutti a Bologna a insultare Peppe Poeta. Lei incontra Poeta, c'è pure la gente lì. Io lo incontro volentieri. No, lui lo cambia, ne cambia uno ogni 5 mesi tipo. Ah sì? Sì. Io ieri ho incontrato Bruno Cerella, vicino alla posta, lui andava in macchina e io, perché, mo, spiego pure perché sennò qualcuno può. Io, il fatto di dover pagare gli stipendi è successo che ieri mattina il mio commercialista mi ha detto, guarda che gli stipendi li paghi entro oggi, quelli relativi a dicembre. E io ho detto, vabbè, li paghiamo, che dobbiamo fare? E io allora non ho detto niente, perché non lo sapevo. La sera della partita festeggiai con loro, veramente alla grande, però io ebbi la stessa sensazione, Obiella, di quando vincemmo a Montegranaro, la stessa. Perché a Montegranaro arrivavamo solo con mezza squadra, e io sinceramente... tutto pensavo che potessimo vincere, per cui fu una gioia infinita. L'altra detto, sera, grazie per la fiducia, sì. L'altra sera l'ho presi proprio per un fatto personale e ovviamente non poteva che rendermi felice, perché vedersi una squadra che io mo non voglio essere presuntuoso, che ho pensato che giocassero per me, assolutamente no, però un pochettino pure per me l'hanno fatto, spero. Io gli ho detto, non glielo dico ora, per cui ero felicissimo. Per cui la mattina dopo, quando presi quella decisione, dovevo farlo, vabbè, chiama lui, ho chiamato il capitano e ho chiamato l'allenatore. Dopodiché, altri numeri non ce l'ho degli altri giocatori. Incontrai Bruno Cerella, gli disse, senti Bruno, io so che giustamente, tu sei, perché me lo disse mio figlio, sei un pochettino preoccupato. Io una stupidaggine, una virgola ce l'ho messa, il mese di dicembre ti è stato pagato. E lui mi disse grazie, Lino anche lui, veramente felice. Sono tutte cose che a me mi caricano, capito? Sono tutte cose che mi fanno andare avanti, perché se dovessi stare con tutti questi con tutti questi problemi dalla mattina alla sera, io veramente sto abbandonando il mio lavoro per il basket. Penso che devo arrivare, devo finire, perché è un impegno con me stesso, con loro innanzitutto, perché io dissi l'altra sera, allora, io non sono abituato a raccontare cacchiate, non voglio che qualcuno un domani pensi quello mi ha detto una cosa e mi ha fregato, perché non è assolutamente così, io non sono capace a ingannare una persona. Quando parlo con una persona dico sempre quello che penso, l'ho detto all'inizio di questa trasmissione, lo ripeto ora, molte volte mi danneggerà pure, non parlo nei rapporti con loro, per l'amor di Dio, parlo nella vita in generale, molte volte essere sincero forse non vale la pena. Però evidentemente io sono fatto male, io dico la verità, spero però in questa occasione mi stanno ragionando, i rapporti con loro. Siamo in conclusione, quasi, quasi. Allora, tirando le somme di questa puntata, abbiamo capito innanzitutto che servono da qui alla fine del campionato 800.000 euro. Adesso o li tira fuori lo sponsor che già c'è e che dovrebbe rimpinguare, o si vanno a cercare da un'altra parte. Però questi soldi servono come il pane, giusto? Sì, servono soldi per finire il campionato. Per finire il campionato, da qui alla fine della stagione. Poi servono altri soldi per iniziare la prossima. Vabbè. Ecco. Ovviamente. Quindi sì. Pensiamo a finire questa, poi inizieremo l'altra. E entro quanti giorni dovrebbe arrivare la risposta di questo entro sponsor? La settimana prossima. Entro la prossima settimana? Sì. Quindi lei che deve ancora, lei per Amu Basket, che deve ancora pagare i diritti di immagine di dicembre a questi giocatori, gli ha detto già pagherò entro questo giorno? I diritti di immagine ai signori giocatori verranno pagati al di là di questo fatto qua, quando mi anticiperanno i 300.000 euro,
Al di là di quello verranno pagati ovviamente. Non è che aspetto che questo dice. I 300.000 euro sarebbero 200. I 240, i 300, 300.000 300.000 euro toto, che restano. Hanno fatto il nome. Beh, certo, mi serviranno per pagare l'immagine loro, pagare i dipendenti della sede, il settore giovanile, insomma, vabbè. Ma non so, bruscolini. Quindi, tanto per dare i tempi, quando questi soldi si sbloccheranno, quando verranno garantite, verrà garantito il pregresso. Se lunedì, non quindi, sarà, dipende dalla banca, quando finisce a fare i conti, quando finisce a fare la ripartizione, quando prepara le carte, giusto? Sì. E poi si andrà a firmare. A me mi è stato assicurato questo, io ovviamente... siccome ho a che fare con persone serissime, non metto in dubbio quello che mi viene detto, però io in questo momento sto dicendo che ma queste sono somme, diciamo, le 2,40 e la sponsorizzazione, vabbè, andrò a discutere. Il contratto con Toto ce lo abbiamo, non è che ce lo deve fare, mo vediamo se ce lo fa o non ce lo fa, è firmato. D'altro canto, se non ce lo anticipo, una prima scadenza, perché... Ovviamente Toto ha fatto questa somma, la divise sì. Ogni mese. La prima scadenza è il 28 febbraio, però io con 60.000 euro il 28 febbraio non ci faccio nulla. No. Perché ho bisogno che me l'anticipi. C'è bisogno di più. Bravo. No, ma manco 120 mi basta, nemmeno 100, ossia mi deve essere anticipato tutto. D'altro canto stiamo parlando di Toto, non stiamo parlando di Pingo Pallino, stiamo parlando di Toto. Per cui non credo che la banca abbia... Però queste sono valutazioni mie, io valuto con la mia mente che è quella di quindi, un piccolo imprenditore. 800.000 euro per finire la stagione del Teramo Basket. Sì. Dopodiché Dio provvede. Dio provvede, poi vediamo. Ma io penso che chiunque, ma non lo so, mo sto facendo il presuntuoso. Ma penso che pure Armani, la finiamo il campionato, poi vediamo. Un altro anno ci metto 20 milioni, 15, 2, 3. Pure tutti programmano all'inizio del campionato, figuriamoci noi dobbiamo programmare, io sempre, se Dio vuole, se sarò ancora in vegeto, dirò anche allora ai giocatori che reputo più che mai vicini a me, dirò io ho queste possibilità, vogliamo fare, vogliamo andare avanti, sei d'accordo, vuoi seguitare a darmi fiducia, io dirò sempre quello che ho qua. Domenica che farà? Domenica dovrei andare forse a Salerno. Ma non mi chieda perché, devo andare a Salerno, forse. No, perché qualcuno mi ha detto che forse lei aveva intenzione di andare a vedere Teramo San Benedettese. Se non vado a Salerno non ci vado. Io, bontà del presidente del Teramo Calcio, anche io dico, ci siamo, sempre per essere chiari, e del San Nicolò, io ho gli abbonamenti, però non è quello che mi spinge ad andare, perché grazie a Dio forse un biglietto... Lo sai che se pago l'abbonamento domenica non la fanno entrare? Pago, vabbè, ma non è un problema, ma insomma un biglietto non lo posso comprare. Bene, allora abbiamo provato in questa puntata a fare chiarezza, ancora una volta di più, su quello che su quella che è la situazione della Teramo Basket. Il grido d'allarme lanciato da Lino Pellecchia penso sia stato rinnovato oggi, servono soldi, abbiamo fatto qualche cifra, 800.000 euro da qui alla fine della stagione, poi bisognerà programmare. Scusi, quello... lei sta facendo le cifre, no, non bastano 800, no, mi più servono di 5... che entrino 800, che certo. Poi il resto è un problema poi della ci pensa, poi ci pensa lei. E io vorrei chiudere tanto lei non mi risponderà, la trasmissione con la domanda con la quale ho iniziato: a quanto ammonta il debito pregresso della Teramo Basket? Posso dirle? Della Teramo Basket? Sì. Zero, perché le banche le abbiamo prese noi, ossia la banca, la Teramo, le banche. A quanto di Teramo ammonta il debito pregresso da TB Service? Zero, che c'è? La TB Service è finita. A quanto ammonta l'impegno personale di Lino Pellecchia lasciando fuori gli altri sul pregresso? E questo lo può dire però. E devo fare un mutuo di parecchi soldi. Quanti? Allora facciamo quanti? Una cosa. Facciamo lo una cosa. Lui lo sa, giuro che lui lo sa. Faccio dire a lui. No, se no lui non lo può dire. Ma dai, facciamo queste cose, non va bene. 2 milioni, 3 milioni?
Sono diversi soldi. Sia il mio che anche, cominciamo, anche i miei soci hanno. Sì, il suo, io non voglio quello dei suoi soci. Vabbè, i miei soci, ma degli altri soci manco lo so. Il mio è grosso. 2-3 milioni di euro. Bene, sì. Grazie a Lino Pellecchia, buon lavoro, grazie. In bocca al lupo, grazie. E soprattutto grazie per averci messo ancora una volta la faccia, così come ce l'ha messa oggi Valerio Amoroso, perché per un giocatore, dopo quello che era stato detto al Palace Capriano mercoledì sera, poi la vittoria ha cancellato tutto, come spesso accade nello sport, ci ha messo la faccia a nome suo e a nome di tutti i giocatori. Una cosa. L'ultima? Questo mi rivolgo agli sportivi del basket. Li pregherei di conoscerle bene i giocatori, poi magari criticarli, perché sono criticabili come sembrano criticabili io, come tutti siamo criticabili, però è bene che li conosciate, perché sono persone bravissime, per cui umanamente sono persone da ammirare, almeno io li ammiro. E penso che tutti, conoscendoli bene, non penserebbero al fatto che l'altra sera hanno... Io non l'ho pensato. Quando alla fine del terzo quarto stavamo sotto di 12, io non ho pensato che stavano facendo qualcosa contro la società, assolutamente. E ovviamente un presidente, un proprietario di una società vuole sempre vincere. Io volevo vincere, per fortuna abbiamo vinto. Ma non ho mai pensato che stessero facendo qualcosa contro la società. Bene. Grazie a Pellecchia, grazie ad Amoroso, grazie a voi che ci avete seguito. Link torna puntuale venerdì prossimo, stessa ora. Grazie per averci scelto.